Buongiorno e benvenuti in un nuovo video e buongiorno dal vostro fantasmino. Oggi siamo qui per fare un'altra challenge. Le ultime volte con le barrette abbiamo fatto sempre 12 ore, invece questa volta faremo una 24 ore. Io mi sono svegliata veramente da poco, infatti sono le, aspettate, sono le 9:15, 9:16 del 14 maggio. Non so se si è visto, ve lo faccio rivedere. Ma casomai faccio uno screen e poi ve lo metto. Allora, come sempre, tutte queste barrette le ho prese sul sito di Old Supplement e come già sapete avete sempre il mio codice sconto che è Giulia010. Aprite l'info box perché nell'info box trovate il mio Instagram per seguirmi se volete, ma vi consiglio di andarmi a seguire. E perché comunque lì sto sempre in contatto con voi 24 ore su 24, vi faccio anche alcuni spoiler, quindi vi consiglio di andarmi a seguire ovviamente sempre se vi va. E giù vi lascio ogni link, ogni riferimento per le barrette. Io sto morendo di fame. Sì, non mi vedete con l'orologio, strano, perché raga mi sta esaurendo quell'orologio. Cioè, pensate che ogni sera lo devo caricare e ogni pomeriggio si scarica, veramente assurdo, infatti non ce la faccio più. Allora, io ho due uguali, però sono diversi i gusti. Due del marchio uguale, sono diversi i gusti, ma non so quale provare. Vabbè, io direi questa qui, oh. Allora, sono queste qua della Max Protein. Mamma mia, le ho comprate un bel po' di tempo fa, ma non le ho mai assaggiate. Queste qua sono le Flap Max White Choc. 120 grammi. Eccole qui, oh. Allora, per 120 grammi hanno 561 calorie, infatti sono belle cicciolose, però raga, pensate che potete anche dividerle in due, ma noi non le divideremo. 561 calorie, 30 grammi di grassi, 57 grammi di carboidrati e sono poveri di proteine, 8,9 grammi di proteine. Ma io la voglio assaggiare lo stesso. Ops, ho rotto un pochino. Ovviamente io la faccio. Penso sia vino. Ovviamente voi ve le potete anche tipo dividere come facevo io con quelle lì di Prodis, quelle lì quasi stesso formato, però è molto buona. Si sente il cioccolato bianco, ma tantissimo ovviamente il biscotto sotto. Lo sapete a volte come lo utilizzavo io queste barrette? Tipo mi portai in gita quando andai a Rimini. La barretta quella lì, l'altra tipo di Synergy, però era quella lì grande, tipo 75 grammi. Però era uguale a questa, fatta sotto di avena, con lo so di cioccolato bianco. Io la portai perché quella lì aveva tipo, pure lei si girava intorno ai 400-500 calorie. Avevo ovviamente anche macros elevati, quindi io che feci? Visto che comunque quando stavo a casa non li usavo molto, me ne portai un paio, raga, mi salvarono la vita, perché tipo a pranzo, c'era cioè a volte a pranzo, avete visto dai vlog che non pranzavamo, quindi raga sinceramente non potevo stare dalla mattina che avevo fatto colazione fino alla sera, e quindi ovviamente visto che lì non si trovava molto perché stava tutto chiuso,
mi arrangiavo un po' così, e meno male che avevo queste barrette, mi mangiavo tipo una barretta, oppure sapendo che a pranzo non avevo mangiato proprio niente, ritornavo in hotel, visto che ritornavamo presto in hotel, e me la mangiavo, quindi mi salvava la vita proprio così. Però non mi ricordo se quelle Progis avevano una quota proteica in più, non me la ricordo questa cosa. Rispetto a queste, io direi che in questa colazione ho dato abbastanza. Quindi, noi ci vediamo direttamente dopo per il pranzo. Eccoci qua con il pranzo. Mi vedete anche tutta bella truccata. E che tra poco, sì, verso le 2:30, 3, vado a fare la spesa all'Ocean dopo quasi 3 mesi con mia mamma. Gli faccio compagnia e non vedo l'ora anche per prendere alcune cosette anche per altri video che mi avete richiesto. Poi, ovviamente, fare una spesa che si sa, io di solito facevo sempre la spesa all'Eurospin nell'ultimo periodo perché andava mamma all'Eurospin, ma non c'ho comunque tante cose, quindi ne approfitto. Ovviamente andremo mascherina, guanti, con tutto. Allora, quindi io adesso sono qui per mangiare, mamma mia, raga, ho una fame perché comunque non faccio. Non tocco cibo dall'ultima clip che erano le 9 e qualcosa. Sono le 13:42. Io spero che si veda. Vabbè. In ogni caso faccio la screen. Non so che barretta assaggiare, sincera. Io inizierei da questa qui, oh, della Warrior. Cioè, raga, io le amo. Le amo queste barrette. Allora, vi dico, mi avete detto, io mi sono dimenticata stamattina, ma stavo mezza addormentata, di dirvi, di elencarvi anche tutti gli altri, tipo zucchero, queste cose qua. Quelle non ve le elenco a voce, vi dico solo quelle lì principali, ma poi comunque le trovate scritte qui con tutto, prezzo, eccetera. Allora, per barretta hanno 245 calorie, 10 grammi di grassi, 25 di carbo e 20 di proteine. Questa qui della Warrior è gusto milk chocolate e cocco. Mamma mia, raga. Andiamo a vedere. Ok. Si presenta così, si sente tantissimo di cocco. È buona, ma io sento solo il cioccolato. Si sentiva di cocco l'odore, ma il sapore no. Poi c'è questa specie di caramello. No, bocciata. Non è male, ma non rispecchia. Sinceramente, di questa linea qui preferisco le altre che abbiamo provato negli altri video, come per esempio la bianca alla fine del mondo. Ma questo sinceramente non rispecchia. Sinceramente mi aspettavo qualcosa in più, sincera. Sono rimasta un po' delusa. Penso che sia caramello. Vedete che oggi pure mangerò anche di meno barrette del solito, che non lo so, ragazzi, sono in una fase. Sono in una fase che ho. È proprio il periodo, sto talmente, chi mi segue su Instagram lo sa, concentrata proprio a studiare, a registrarvi video, ad abbozzare tante idee, tanti progetti, tante cose. Sto facendo veramente tantissime cose in un giorno e che alla fine mi sento anche felice arrivata alla fine della giornata, però veramente in questo periodo proprio non
non sto mangiando molto e chi mi segue su Instagram infatti se ne è reso conto. E infatti pure oggi non è che ho tanta fame, però si fa il video e comunque devo mangiare. Seconda barretta, ho tre di queste qui della Self, che non so. Andiamo col gusto delicato. Questa qui mi ispira tantissimo, Proto Snack Self. Mamma mia, raga, queste barrettine della Self sono troppo buone. In qualche video di questo non l'abbiamo mai provata insieme. Queste qui sono 45 grammi, i valori sono ottimi. Hanno 180 calorie, 4,5 grammi di grassi, 18 di carbo e 14 grammi di proteine. Uso, l'ho detto, latte e biscotto. Vedete, si presentano proprio come un torroncino. Ah, si sta per sciogliere. Come proprio un torroncino. Vedete? Mi piacciono troppo queste barrette. Sento un po' di cannella. Mamma mia, ragazzi, sta sciogliendo tutto, mi stava per cadere. Allora, buona, ma troppo troppo dolce. Non riesco a capire se sono biscotti o amaretti. Non lo so, sento pure un po' di amaretto. Mamma mia, ragazzi, in estate è un macello mangiare le barrette, cioè, guardate qua. Sinceramente, di queste barrette qui preferisco gusto tipo pistacchio, anche buono. Limone, li ho già assaggiato, ma insieme a voi no. Infatti ce l'ho anche qui. Non mi fa impazzire questa. Troppo troppo stucchevole, sa troppo di biscotto proprio. No, troppo. Ok, pranzo andato, io adesso vi saluto e noi ci vediamo direttamente, secondo me, stasera per la cena. A più tardi. Eccoci qua con la cena, ragazzi, sono le 19:42, aspettate. Non so se si vede. In ogni caso vi ho fatto anche lo screen, sono le 19:42. Io poi quando sono rientrata dall'Ocean vi ho registrato lo svuoto della spesa. Nel frattempo che ho riordinato la spesa mi sono messa un po' con mia sorella a scrivere altre cose di italiano e quindi il tempo è volato, ho detto no, mo devo un attimo mangiare perché pensate che l'ultimo mio pasto è stato alle 2. Ho scelto questa barretta qui che è la della Granade Barbequilla gusto salted peanut. Eccola qua. Questo sarà il nostro penultimo pasto, cioè ultimo pasto di questa sera, ma poi domani mattina facciamo l'ultimo pasto per concludere la nostra 24 ore. La barretta è 60 grammi ed ha come calorie 242 calorie, 12 grammi di grassi, 19 di carbo e 20 grammi di proteine. Assaggiamo. Ah, è il cioccolato bianco comunque fuori. No, vabbè, ma quanto è bella. Oh mio Dio. Raga, è buonissima. Mi serve anche un po' di sale, di cannella, ma sento sta cannella dappertutto. Cioè, non proprio cannella, ma raga, è troppo buona.
mettere una coccola. È finito. Sì. È troppo buona. Mamma mia, va. Buonissima. E poi voglio provare questa qui, che è la chocolate brownie della Optimum Nutrition. Noi abbiamo assaggiato anche quella lì a peanut butter ed è fenomenale. Questa ha 213 calorie per 65 grammi, 6 grammi di grassi, 16 di carbo e 20 di proteine. È molto, è bassa di grassi, visto che comunque è un bel po'. No, raga. Cioccolato e brownie. Raga, lo sapete cosa sembrano? Sicuramente l'avete mangiati, sicuro. Come si chiamano? Quelli lì col coniglietto Nestlé. Sì, della Nestlé. Quelle barrette al cioccolato con riso soffiato, adesso non ricordo, cacao. Sono con la confezione gialla, ve le metto qui e vi metto la foto. Ma sicuramente già mi avete capito, anche se come descrizione è stata al top. No, raga. Brownie dovete prenderla. Mamma mia, ma che cena completata e noi ci vediamo direttamente. Comunque, raga, penso che si è capito, no? Cioè è la fine del mondo. Dovete prenderla, è uguale. Poi mi raccomando, se la prendete o l'avete già assaggiata, voglio i commenti giù. E niente, raga, quindi io adesso vi do la buonanotte, ma io avrò una bella nottata davanti perché devo finire di scrivere il lavoro che ho lasciato incompleto prima. E quindi, ragazzi, noi ci vediamo direttamente domani mattina con l'ultima barretta. Buongiorno, scusatemi, la mia faccia da fantasmino, ma stamattina proprio KO. Però vabbè, mi andrò a truccare dopo, perché dopo qua mi vado ad allenare. E sì, stamattina ne ho voglia, poi ne approfitto perché poi vedo che c'è le 11:30, quindi comunque non riesco a fare niente, per poi alle 10 registrarvi un'altra challenge bellina, perché comunque i prodotti la voglio fare, quindi mi andrò a preparare per l'altra challenge, ma era inutile stamattina. E sono le 8:38 del giorno 15 maggio. Non so. Nel frattempo vi faccio lo stesso lo screen. Stamattina ecco qui la nostra barretta che andremo a provare, della Self, eccola qui. Allora, questa qui per 45 grammi ha 180 calorie, 4,5 grammi di grassi, 18 di carbo e 14 di pro. Assaggiamo. Ha il gusto hazelnut cake, di nocciole. Oddio, che profumo. Presenta sempre uguale. Ovviamente è arrivato il momento di fare la classifica. Ovviamente lei è al primo posto, raga, dovete prenderla. Troppo buona questa qui della Optimum Nutrition del gusto brownie. Secondo posto, Granade Salted Peanut.
buonissima. Terzo posto questa qui della Max Protein. Quarto posto questa qui Hazelnut Cake. Quinto posto questa qui Warrior Milk Chocolate Coconut. E ultimo posto Milk e Cookie. Quindi niente raga, questo è il video, cioè il video è finito, sì, stamattina proprio a parlare, zero. Io spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!